Pareggio con un gol per parte, il Taranto nel posticipo della settima giornata contro il Pescara, i rossoblu di Cari hanno steccato palesando un evidente calo di concentrazione, facendo emergere quei limiti strutturali solo parzialmente nascosti nelle ultime gare di campionato. Di contro il Pescara ha giocato una buona partita con il giusto approccio ed un'applicazione tattica che ha messo spesso in difficoltà la formazione di casa. Già dalle prime battute si capisce subito che per il Taranto non sarebbe stato facile superare la squadra abruzzese, brava a soffocare sul nascere tutti i tentativi dei rossoblù. Solo dopo 20 minuti il Taranto si fa vedere con un lancio di De Falco per Ascensi, anticipato di piede dal portiere Indiveri. È il momento buono per i tarantini con una buona azione in velocità. Colombini, Ascensi, Percutolo, che da ottima posizione spara alto sulla traversa pescarese. Un minuto dopo ci prova Marsini dalla distanza con Indiveri pronto alla deviazione in calcio d'angolo. Dalla parte opposta un'improvvida uscita di Barasso costringe il giovane Micco alla conclusione sul fondo. Due minuti dopo una corta respinta del difensore Pastore crea qualche problema alla difesa ionica, ma è lo stesso capitano rossoblù a rimediare. Il tempo si chiude con un cross di D'Alterio per la testa di Ascensi, che non inquadra lo specchio della porta. In avvio di ripresa il Pescara si presenta con Packer al posto di Micco ed è proprio l'ultimo arrivato che non approfitta di una bella iniziativa a sinistra di Sansovini, bravo a saltare il portiere basso e servire il compagno di squadra che però si fa trovare impreparato. Dopo 5 minuti è il Taranto ad avere la possibilità di sbloccare il risultato. Putolo salta il difensore di Liso che intercetta il pallone con un braccio. Per l'arbitro è calcio di rigore tra le moderate proteste dei giocatori ospiti. Sul dischetto si porta Cutolo che mira all'angolo ma trova la deviazione sul palo del portiere Indiveri, lesto anche a bloccare il pallone sulla ribattuta. E così l'occasionissima per il Taranto sfuma. Il Taranto accusa il colpo e non riesce ad approfittare del calo atletico del Pescara. Al 18° Zito, invece di concludere, cerca il compagno di reparto Cutolo, colto di sorpresa, e così l'azione sfuma. Nel Taranto esce Marsini per Secas, che torna in campo dopo 6 turni di assenza per infortunio. Alla mezz'ora il tecnico Cari lancia nella mischia il giovane Sciaudone per un acciaccato Zito. Il Taranto cerca il gol con un cross di D'Alterio, respinto di pugni da Indiveri, che 3 minuti dopo para anche una timida girata di Sciaudone. Ancora il numero 1 pescarese si fa trovare pronto sull'azione Colombini-Ascensi. Si giunge così al minuto 39, quando da un'azione a destra di Sciaudone la palla giunge in aria per De Liguori, che di destro infila l'angolo basso alla destra di Indiveri. È il gol del vantaggio del Taranto a 6 minuti dalla fine della gara. Un vantaggio che il Taranto avrebbe dovuto gestire al meglio fino al fischio finale e invece dopo appena 4 minuti un'azione del Pescara viene messa in calcio d'angolo da Pastore. Una deviazione fatale in quanto dal tiro d'angolo il biancazzurro Sansovini di testa gela lo Iacobone realizzando il gol del pareggio. Una rete che fa esultare i pochi tifosi pescaresi presenti sugli spalti. Il pareggio premia la volontà del Pescara e lascia il Taranto staccato di 8 punti dalla vetta della classifica. Dopo la gara